Siamo sul lago Modeo, nel cuore della Sardegna. Ci piace talmente venire in questa bella isola che, oltre che il surf casting e oltre che tutte le cose marittime, le discipline marittime, in questo bellissimo lago, oggi per la prima volta faremo un trofeo di feeder. Come azienda abbiamo portato i buoni Canaccini e Marcello Corbelli e Pierluigi ha invitato, sono quasi 100 persone Pierluigi? Siamo 90 persone, 45 coppie. Il posto è bellissimo e da brividi, c'è solo un po' di vento che ogni tanto, se vedete, ci muoviamo, non è per, è proprio il vento che ci spinge alle spalle. Siamo qui sulla postazione più alta perché alle nostre spalle faremo partire il petardo che darà il via a tutta la manifestazione. E poi ci rivediamo. A dopo. Siamo a aspettare il via di Pierluigi che sta combattendo col petardo e con il vento e l'accendino. Duro ragazzi, fa partire questo petardo. Marcellino, sei venuto a dare noi anche in Sardegna. Non ho limiti, non ho confini, si va dappertutto e qui è un posto bellissimo. Senti, ma sei sbarcato stamattina? Presto, di buon'ora? Sono sbarcato stamani alle 6:30 circa e poi ci siamo persi per strada, abbiamo fatto tutto quello, non ci siamo fatti mancare. Ma arriviamo all'ora di pranzo. È necessario arrivare all'ora di pranzo per forza. È stato Marcello Canaccini uguale, è stato accolto nella migliore maniera dalla Sardegna, è stato abbracciato dalla Sardegna? Sì. C'era un maialino che ti ha abbracciato. Sono stato abbracciato da un maialino micidiale, dal mirto, dalla grappa, da... Sono stato abbracciato parecchio. La pesca l'hai impostata come? La pesca l'abbiamo impostata con una pastura da carpe, appunto la Carpen, che mi sembra adatta per questo tipo di acque. Un po' di bigatini mischiati, poi ci mettiamo dentro un po' di SPB umido, che è veramente una panacea per la carpa. E poi aspettiamo, perché abbiamo iniziato ora, è il secondo lancio che faccio e vediamo quello che succede. Dai, ne riparliamo più tardi. Torno a trovarti più tardi. Ciao. Ciao Marcellino. Solito fortunello nella pesca, è toccato a Andrea Canaccini, è toccato il miglior posto, l'unica punta esposta al vento è toccata a te? Sì, però è bellissimo perché possiamo provare l'ebbrezza del perché è nato il feeder. Ecco, bravo, cioè... ottimo, come nasce il feeder? Il feeder nasce in Inghilterra proprio per poter pescare anche in condizioni estreme come queste, cioè vento in faccia a 100 km all'ora. L'unica maniera per pescare è pescare a fondo e quindi nasce il connubio tra la pesca al fondo e la pasturazione, quindi la pesca a feeder. Non ho ancora visto una mangiata, però è iniziata da poco,
spero di riuscire a prendere qualcosa, ma sarà dura, perché dice mangiano i tronchi a galla qui. Ma, no, più che altro mi viene da ridere perché mentre vi parlo l'aria mi entra in bocca a 100 km all'ora e mi esce dalle orecchie. Quindi spero di sopravvivere. Manca solo 2 ore e mezzo, che ce la puoi fare? Sì, ce la posso fare. Senti, ma voglio fare una domanda che ho fatto a Marcello. Sono sincero, l'ho visto prima di te. Lo sbarco tutto a posto, ti sei incagliato in un maialino arrosto? La situazione è abbastanza problematica. Perché prima del maialino mi sono incagliato in 7-8 bicchieri di Cannonau. Siamo qui con Paolo. Paolo è il compagno di Canaccini, che quando ha saputo che pescava in coppia... Mi sono un po' emozionato, per me è già una vittoria gareggiare con un grande campione come Andrea, è una persona veramente in gamba, umile e dà anche parecchi consigli. Pensavo non trapelasse i segreti, ma è molto alla mano, molto... Ascolta Paolo, però... tutte le fortune non ti sono toccate, ti è toccato il peggior posto dell'anno. Sembra d'essere sullo scooter, sembra d'essere. Col casco integrale sarebbe stato un po' più dolce come giornata. Questo è il peggiore picchetto perché siamo con il vento in faccia. Gli altri amici, gli altri colleghi sono riparati e pescano tranquillamente. Però, in spiaggia. Vabbè, che ci vuoi fare? Non si può essere fortunati. Senti, ma quando venite qui di solito a pescare a feeder? Sì, dipende sempre da che giornata trovi. Cioè, trovi giornate così è difficilissimo perché non riesci a impostare la pastura. Diciamo una giornata normale di buona pesca. Come la impostate qui la gara? Ci si diverte. La impostiamo principalmente se si vuole pescare a carassi, andiamo sul verme tagliato. Invece se si vuole una pesca un po' più frenetica si va sui bigattini, sulla pastura e andiamo a carpe, carpette. Ci siamo spostati da Andrea, da Canaccini, siamo un pochino più coperti. L'attenzione mi è cascata su vedere i capelli di una donna. No, ma perché Madonna, tutto mi aspetto meno che una signora. Bella, pettinata, riesce a stare pettinata anche con tutto questo vento, ma... Come fa una signora? A parte per amore, immagino? No, per amicizia. Ah, non siete? No. Ecco, la prima gaffa in televisione, fatta subito. Siamo solo amici di sempre. Allora ancora di più. Che cos'è che spinge una signora a venire con un tempo in questa maniera a pescare? Non so, è perché mi piace, la passione. Sì, davvero? Sì, sì, è vero. Fin da piccola? No. Un po' di anni. Sì? È abbastanza recente, sì. Mi senti? No, adesso la pizza. Invece l'ha preso lui, intervistati a lui. Canaccini con tutti i suoi mix. Mi senti? Bene, allora tutti gli stratagemmi di Canaccini, di Corbelli, una cosa e l'altra, loro sono gli unici che hanno preso un pesce, sono 20 minuti dall'inizio, anche loro? Ma anche loro hanno innescato il Cnusa? No, no. Non hanno ancora innescato loro. Senti, innescando noi. Come avete impostato la gara? A birra, non mi dire a birra. No. Ora seri, dai. Uno a pasturatore e uno a fondo. Uno a pasturatore e qual è che ha pagato? Il fondo. A fondo. Guardate la difficoltà, eccoci. Bravo! Ci puoi svelare il trucco? Non esiste il trucco. Non esiste il trucco? È solo fortuna. No. Oggi è una giornata bruttina. Bruttissima, ma molto brutta. È una bella carpetta. Comunque non sono mai da sole, no? Sì, che può darsi. Speriamo che ci sia qualcuno.
Vai, vediamo. Una a me e una a mio amico che va a fianco. Anche lui? Vediamo allora, che lo prende. Qua non, anche se è brutto tempo, è sabato, è giorno di gioia, di divertimento. E questo, io non so cosa stia facendo, ma levalo dall'acqua. No, questo è bello di una, il bello di una gara in Sardegna è questo. Trovano la maniera di trovare, è gioia da tutte le parti, qui si divertano. Forse noi in continente ci prendiamo troppo sul serio. Guarda là, bicchieri, frigoriferi, bellissimi, bello spirito, grandi. Gli piace l'icnusa a lui, No. Non io, poco. Io sono cannonau. Solo cannonau? Sì, quella non è bella. Comunque, queste vi presento le carpe del Lago Moteo. Guardate come sono belle, che colori. Ragazzi, pettinatevi! Qui siamo nel primo settore dove il vento c'è, ma non come nell'altro. Qui abbiamo trovato un amico che mi sembra impostato bene la pesca e credo abbia una carpetta presa anche abbastanza fuori. Non voglio andare a disturbarlo perché sono... Ehi, questo è un bel... sembra un bel oggetto, anche se non c'è tanto fondo qui. Eccolo, ti disturbiamo un secondo. Ciao, buonasera, come ti chiami? Tonino. Ciao Tonino, bel pesce, l'ha lavorato bene. Ne hai degli altri? Ma sì, un altro, ma ne ho perso troppi. C'ho qualcosa sotto, ne ho perso 5. C'è un attaccatoio sotto, ehi. Comunque sei, guarda, non ti voglio dare la fiatata, ma sei quello più in pesca di tutti, perché 7-8 mangiate non le ha viste nessuno. Ciao! Ciao! Allora? Una carpetta! Ah, poverina! Vai, a posto! Carpetta uguale al tuo socio, siete messi benissimo, ve lo dico, eh! Vai, facciamo gli scongiuri! Lo so, però non è stato preso tanto pesce. Come peschi? Pesco a pasturatore. Con pasturatore, bigatti, sfusi, cioè. La strategia di squadra è questa. Aspetta, mi pulisca anche la mano. E berretto al fresco. Beh, io credo il segreto sia quello. Si vede le mangiate anche quando non ci sono. Ciao ragazzi, grazie. In bocca al lupo, siete messi bene.
eccolo. Allora, calmati il vento, qualche pesce? Uno e basta. Uno e basta? Va bene, lascia fare, c'è chi non ha preso niente oggi. Si sta chiudendo la serata, sono con Stefano, uno delle nostre pietre miliari qui in Sardegna, il nostro promoter pro staff, Stefanino. Ecco lui, che tutte le volte veniamo in Sardegna, lui, la sua famiglia, i suoi fratelli, suo padre, ci ospitano a casa, è il cuoco prediletto di Collini quando viene qua, vero? Che ci mangiamo sempre di fini, Per noi è un piacere ospitarvi qua. Mandare avanti questo marchio che per noi è una sicurezza, un grande marchio. Purtroppo oggi abbiamo organizzato questa splendida manifestazione, il campo gara è un po' avaro perché c'è un grande maestrale, però la gente si sta divertendo, siamo una grande famiglia, siamo una famiglia molto allargata. Faremo una bella festa sicuramente. Stasera dopo sì, di sicuro. Cioè, sicuramente. Ma... abbiamo iniziato stamattina, ci abbiamo avuto a pranzo, aspettavamo anche a te Gianluca. L'aereo mi ha lasciato a piedi, no, sono io. Abbiamo avuto il Canaccini, Corbelli, vabbè, Pierluigi e tutto lo staff Colmic. Comunque dai, proseguiremo la serata nel migliore dei modi. Vi ringraziamo. Suona come una minaccia questa cosa qui. Io ho i brividi per stasera. Come azienda non ce n'è. Grazie. Grazie a voi. Mancano 3 minuti alle 7, fra un po' il petardone annuncerà la fine della gara. Comincia a fare un po' freddino, Marcello mi ha prestato... Da che si è capito? Che il giubbottino me l'ha imprestato, mi ha salvato la vita, perché qui come cala il sole con questo vento da fastidio, la gara com'è andata? Ma non c'è male, non sono cascato nell'acqua, non mi si è rotto niente, poi per il resto... Oh, ma lasciamo da dimenticare. A parte gli amici sardi è stata dura oggi, eh? No, gli amici sardi sono la nota eccellente di questa giornata. La pesca purtroppo, vuoi perché è abbassato repentinamente le temperature, vuoi perché non conosciamo il campo gara, vuoi perché non siamo molto bravi a pesca, non abbiamo preso un tubero. Due o tre pesciotti li hai presi però? Sì, ho preso 4-5 scardole, ma roba assolutamente fuori da ogni competizione. Il pesce non ha mangiato nessuno, chi ha preso la carpetta o il carasso più grosso ha avuto un gioco più facile. Noi invece abbiamo preso qualche scardoletta, ma siamo, come si suol dire, più indietro dell'autoambulanza. Ho capito. Qualche peso sta venendo fuori, perché 8 kg, vista la giornata, è interessante. Probabilmente negli ultimi settori dove si era riparati dal vento ha mangiato qualche pesce. Ho visto qualche bella scarda, qualche bel carassio e le solite carpe. Dai, meglio così, dai. 8 kg sono una cifra, sì. Una bella cifra, sì. A differenza degli altri posti. Come li hai pescati?
con cage, running rig e finali abbastanza sottili. Marcello mi ha detto ami molto piccoli, si è visto. Sì, sì, ami sul 16-18. Ah, allora nemmeno più di tanto, ho visto. No, con... no. No, lui addirittura ha visto qualche mangiata con il 20. Per... I carassi. I carassi sono molto... Li avete infastiditi per tempo, eh? Le mangiatine si vedevano continuamente. Il 20 ha dato noia qui? No, qua l'avevamo alle spalle, quindi siamo stati fortunati da questo punto di vista. Allora, guardate che bel carasso è questo. E guardate chi l'ha preso. Penso io. Stefano! Hai visto? Oh, Stefano! Sì, stiamo ultimando le ultime pesature e poi ci trasferiamo in un locale apposta per festeggiare, premiare, ma il premio è stare tutti insieme. Ci vediamo dopo. Ce ne stavamo andando, però... Guardate quello che c'è dietro a noi, questa è la Sardegna che forse non tutti conoscono perché siamo abituati alla Costa Smeralda, siamo abituati a bel mare, a bei posti. Questa è la Sardegna, siamo nel cuore della Sardegna, guardate che spettacolo. Questa è stessa Sardegna, a stringere sul lago Modeo, del lago originale, come te lo conosciamo noi. Adventure da 90 grammi, 3,60 m, la coppia Fusa Stefano, Unali Davide, Fishing Club Sassari Muro, i secondi assoluti, Divona Giuseppe, Grigoni Michele, Logudorese Pesca Ozieri, vince il primo Colmici Day Feeder Sardegna, la coppia Secchi Manuela, Carta Marco, Team Pesca Borre, complimenti! Una donna sul podio! Questa è roba professionisti! E che era? Guardate!